Ciao a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in una missiva guida su Seven Deadly Sins Grand Cross. Oggi ci troviamo qui perché vi farò vedere come affrontare i nuovissimi final boss di Zeldris e Star Ossa e come naturalmente fare punteggio alto, top 10% per prendere almeno tutte le reward, in modo tale che potete fare questa top 10% e prendervi gemme, i vestiti di Star Ossa e così via. Allora, andiamo subito nel boss finale, così vi faccio vedere anche il team e quali sono i team attualmente quelli migliori. Io attualmente sto nella top 2.91%, quindi posso fare di meglio sicuramente, però non credo di applicarmi più di tanto, diciamo. Una volta fatta la top 10% per me è andata, non vado per la top 10 al mondo, non ci penso e non ci tengo, grazie. Allora, vi faccio vedere subito prima di tutto i team che si usano. Questi sono i team, quelli dei top 10 persone al mondo, diciamo, che si usa o la versione con Twigod o addirittura, attualmente sta solo la versione Twigod, si può usare Nanashi. Ho visto che hanno usato anche Nanashi come quarto, se non avete, che ne so, Twigod con gli Equip R, oppure non so, avete Nanashi con gli Equip R, non so il perché, ma va bene. Potete usare anche Nanashi, che sicuramente schifo non fa, si può utilizzare. Ho visto che hanno fatto pure lo stesso lì, punteggi alti con Nanashi. Poi le ricompense sono queste, solo per i primi 100 al mondo hanno il badge di Zeldris e Star Ossa, per il resto top 10% e ci prendiamo tutte le reward. Come vedete, i vestiti sono questi, come potete vedere è un top 30%, top 50%, quindi figuratevi, molto molto semplice, e il resto sono tutte reward in più. Allora, vi faccio vedere subito il team che ho utilizzato io. Naturalmente è questo qua, quello per la top. Vi spiego anche come si utilizza questo team, così potete anche usarlo voi se lo avete. Naturalmente vi dico subito che questo final boss è molto semplice, veramente molto semplice. Se non avete questo team per fare il punteggio più elevato che potete, naturalmente potete giocare chi vuole, potete giocare un The One, Sarien se volete, come volete voi, potete giocare quello che volete. Veramente molto molto semplice come final boss. Però naturalmente per fare il miglior punteggio, questo è il miglior team. Gioco con CPPS perché il team, il main DPS sarà Ban e non Margaret. Margaret si giocherà principalmente per la carta blu, però se avete anche delle AOE di Margaret sicuramente schifo non fanno. Ho messo gli artefatti principalmente sui PS proprio per buffare ancora di più Ban. Vi faccio vedere le missioni. Ho messo le ultime tre. Naturalmente non usare Sarien, portare entro 8 turni, in teoria si fa entro 5-6 turni se usate questo team. E senza usare mosse finali non vi preoccupate che non le userete mai. Senza cibo non l'ho messa, anche perché a parte che è una percentuale bassa, poi il cibo lo utilizzo visto che mangio cibo PS, quindi non si attiverebbe mai. Le missioni quali sono? Senza che nessuno muoia, una cavolata, non fanno quasi nulla di danno. Infliggere più di 400.000 danni fattibile, e poi vi spiegherò come. Eroe Dea, c'è Margaret. E portate a usare l'abilità buff 11 volte, è un po' difficile, questa quasi impossibile. Però se vi può capitare la run decente, che ne so, spammate le carte di Margaret e Ban, può anche capitarvi, solo che a me ancora non è capitato, ho fatto già 6-7 run tipo. Quindi vediamoci nella battaglia e vi faccio vedere un po' come si affronta. Ok, eccolo il grandissimo e onnipotente final boss. Vi faccio anche vedere Zeldris e Star Ossa, grandissimi. Ok, vabbè, non vi ho detto come sono buildati i miei PG. Ban HP, HP Def, Goder HP Def, Margaret HP Def e Twigod HP Def. Ok, abbiamo una mano ottima. Allora, io vi consiglio che se iniziate tipo con doppio rank up, rank upate sempre Margaret, in modo tale da avere già la sua T3 settata, e poi facciamo dissoluzione giusto per toglierci carte. Allora, attualmente abbiamo usato doppio rank up, quindi doppio buff per Margaret. Durante la run, come vi ho detto, il main DPS sarà Ban, quindi dovete cercare di settarvi principalmente T3 di Margaret solo per il buff che dà il 3, quindi di aumento dei danni. Per il resto cercate di settare T3 con Ban e così via. Quelli dei danni sono veramente insulsi, minimi, minimi, minimi. Ok, allora noi facciamo rank up su Ban, facciamo così e facciamo così. Ok, il turno dopo farò blu di Ban, sempre se non mi dà un rank up. E dovremmo aver buttato giù già la prima fase. Come vedete è abbastanza semplice come final boss, specialmente dopo aver settato sta T3 blu. Non vi tocca la prova apposta, abbiamo avuto pure il rank up. Questa run abbiamo sculato abbastanza. Ecco, l'unico PG che prende un pochettino di danni è Ban. Però, come vedete, il minimo non è che mi ha shottato. Anche perché non c'ho nemmeno la blu settata di Ban. Perché avessi avuto la blu settata di Ban, naturalmente avrei recuperato HP e tutta questa vita non l'avrei persa.
Però no, questa fase la buttiamo giù. Rank up su ban. T3 e AoE di ban. E ci siamo tolti la prima fase di mezzo. Veramente molto semplice come final boss, anche per fare il punteggio, è molto facile per entrare in top 10%. Ecco, 757.000, che avremmo potuto fare molto di più, fidatevi. Però guardate, mi ha dato la sfida di 400.000 di danno. Voi non so se avete visto che c'era la cava, ma ho fatto la sfida. Qui entrano i due nuovi final boss, diventano cattivi, più cattivi di prima. E come vedete molto molto semplice, ho detto settate T3 di Margaret, poi cerca di settare T3 blu di ban, T3 AoE di ban. E ve li portate giù, che è una meraviglia. Entro 8 turni si fa molto facilmente, perché adesso siamo a 3 turni, come vedete. Cioè, io sto al terzo, quarto turno dovrebbe essere questo, giusto? Quarto turno, esatto. Io sto al quarto turno e praticamente già ho finito. Perché se faccio così e così, ho finito. Però io cerco di installare. Quindi facciamo uno. Anzi, facciamo così. Cerco di installare il più possibile. 2. E 3, facciamo così. Perché buttarlo già giù non ci tengo. Ecco, facciamo così. Ok, un'altra blu e poi posso shottare. Cioè, perché ho rushato un po' troppo, diciamo. Turno qua di solito shotto verso il turno 5. Qua addirittura turno 4 avevo le carte per shottare. Se naturalmente shottate prima del, che ne so, di 8 turni, cercate di arrivare sempre verso gli 8 turni, così potete fare più punti. Però di base, se il gioco non vi permette di arrivarci. Ecco, purtroppo ho sbagliato qua. Non dovevo dovevo shottare il turno prima, perché la T3 di Margaret è finita. Quindi mo devo sperare che riesca a shottare. Credo di sì, comunque. Però qui ho sbagliato, come ho detto, dovevo shottare il turno prima. Come avete visto, ho shottato lo stesso pure senza T3 di Margaret. Però naturalmente avrei fatto molti più danni e quindi avrei fatto più punti. Vi faccio vedere i punti finali. Se arrivate al quinto turno, 6100, come vedete ho fatto lo stesso 6000 punti, però si può fare molto di più se riuscite a stallare un altro poco. E naturalmente se riuscite a fare pure questa missione sono molti molti più punti. Si può fare, vi ho detto, dovete spammare le blu di Ban e le blu di Margaret, pure il rank up di Decoder dovrebbe contare. Quindi si può fare, però è abbastanza difficile. Quindi io, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto, abbiamo fatto tutte le missioni che c'erano lì in percentuale, che giustamente Saren non l'ho usato, tutto il resto le ho fatte. Se vi è piaciuto, signori, potete lasciare un like, iscrivervi al canale e fatemi sapere voi sotto nei commenti se siete riusciti a fare questo final boss, a che classifica state, a che top percentuale state e qual è il vostro miglior punteggio. Io vedrò in questi giorni, visto che devo finire di fermare lo shop, di maxare, cioè di cercare di migliorare la mia top, anche se per me va bene, top 3% veramente dovrei essere safe per la top 10% per fine questa season di Final Boss. Quindi, se vi è piaciuto potete lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.